Appuntamento in agenda per sabato 13 maggio. Chiavari ospita il mercatino dell'antiquariato. Le bancarelle saranno allestite nel centro storico dalle 8 alle 20. Penultimo giorno di proiezioni per il Riviera International Film Festival a Sestri Levante. Spettacoli dalle 9.30 al Cinema Ariston, alle 11 all'ex convento dell'Annunziata. Masterclass su La regia come evoluzione di un'idea con Francesca Comencini e lo scenografo Pachi Meduri. Alle 14.30, sempre in Baia, incontro come si costruisce una storia con Ludovica Rampoldi. A Chiavari prende il via il premio internazionale musicale Città di Chiavari, competizione internazionale di clarinetto. Dalle 10 i musicisti si esibiranno nell'Auditorium San Francesco per tutta la giornata. Esibizioni anche domenica mattina a partire dalle 10. Alle 15 domenica ci sarà la premiazione. L'evento è organizzato dall'Accademia Musicale Giuseppe Verdi. Come agnelli in mezzo ai lupi, le vie cristiane della pace, dalla pace Minterris alla fratelli tutti, è il tema del convegno in programma alle 15 nella sala Caduti di Nassiria della provincia di Savona. Interverranno Marco Roncalli, biografo del pontefice bergamasco, e il professor Sergio Paronetto, presidente del Centro Studi di Pax Christi e referente del Movimento Cattolico per il Cammino Sinodale della Chiesa Cattolica Italiana. Sempre a Savona, a partire dalle 15.30, nella chiesa Maria Ausiliatrice, si tiene la lettura del testo Una storia vera, rievocazione della vita, del messaggio e dell'opera di Vera Grita, a cura di Don Giovanni Margara, Maria Montanaro e Daniela Lovisolo. L'evento concluderà il ciclo sui mistici della chiesa. A partire dalle 16, nelle vie del borgo di Moneglia, andrà in scena Moneglia racconta la sua storia per le vie del paese. L'iniziativa, organizzata dal gruppo artistico teatrale, è promossa dal comune e dall'associazione Proloco con la collaborazione delle attività commerciali e vedrà la partecipazione del gruppo Cantamaggio Proloco Levi, punto d'incontro al sagrato della chiesa di San Giorgio. Nel 90° della nascita di Paolo Villaggio, Andrea Panizzi terrà l'incontro Paolo Villaggio e i suoi amici genovesi alle 16.30 negli spazi dell'Accademia Culturale di Rapallo a Villa Queirolo. Nella chiesa di San Michele di Pagana a Rapallo, Francesco Ferretto e Alessandra Rotta, curatori della mostra San Michele di Pagana in Posa, illustreranno attraverso le immagini storiche il cambiamento socio-culturale che ha investito tutto il territorio locale. Si inizia alle 17. Angeli e demoni nelle macchine d'altare della Cattedrale di Chiavari è il tema dell'incontro con la restauratrice Margherita Levoni, proposto dal bandolo. L'inizio alle 17 nella sala Ghioschifini della Società Economica di Chiavari. Alle 18 nella sala polivalente Franco Lavoratori di Recco è in programma la presentazione della guida di Torre in Torre, itinerari spettacolari tra le torri genovesi della Riviera di Levante. Nella sala consigliare del Comune di Lavagna, dalle 18, la giornalista Claudia Sanguinetti intervista Lorenzo Beccati, autore del libro Il guaritore di maiali. Il Museo Archeologico Nazionale di Chiavari partecipa alla Notte Europea dei Musei, con una visita che partirà dalla sala medievale del museo per continuare nel centro storico, accompagnati da Barbara Bernabò. Ritrovo alla biglietteria alle 20.30, durata della visita un'ora, il costo 1 euro a persona, che comprende la visita guidata e l'ingresso al museo, che sarà aperto dalle 20 alle 23. Chiusura di stagione con la sezione Comic Bazaar per il Teatro Comunale di Cicagna. Alle 21 andrà in scena lo spettacolo The Speech, il discorso, scritto da Alessandro Bianchi e Paolo Serra, che ne cura la regia.